Nuovamente allineati dietro l'autostart, i sette concorrenti della sesta corsa Arcoveggio. Damon Bor, Dabi Etual, Daniel Dell'Era. In seconda fila Doncaster, diritto d'autore Dolce Vita Col. Rimane subito lontana da Bietual mentre si lancia in avanti Dell'Era che va a condurre su Damon Borra all'esterno e Daniel, poi Doncaster, via via gli altri con in coda diritto d'autore mentre insegue da Bietual fuori corsa praticamente perché è un centinaio di metri dalla testa. Vediamo i primi 200 in 15,6 per Dell'Era che conduce davanti a Damon Borra all'esterno, Daniel che cerca di presentarsi sulla leader dell'era dopo 400 metri di gara, percorsi dalla testa in 31,7. Insiste Daniel, va su dell'era e ottiene il via libera dopo 500 metri di gara. Dunque, Daniel in vantaggio all'esterno. Ora si fa luce Dolce Vita Col, prova a seguirla anche Doncaster, 600 in 47,5 con Daniel in vantaggio. Maschio di Roberto Vecchione che guida al passaggio davanti alle tribune, trascinandosi Dell'Era che ha all'esterno Dolce Vita Col, poi Damon Bar in pariglia con Doncaster e lasciano in coda diritto d'autore. Chilometro completato da Daniel nell'ordine dell'1:18,6. Siamo ora sulla retta delle scuderie. E ci riprova Dolce Vita Col che si porta all'attacco del battistrada Daniel, i due alle prese a 400 dalla conclusione. Insiste Dolce Vita su Daniel che però accelera lungo la corda, prova a rimanere in quota dell'era. Ora Dolce Vita Col insiste nella sua offensiva, cerca di profilarsi all'esterno ora Doncaster anche in retta d'arrivo con Daniel che prova a ripartire dell'era lungo la corda, Dolce Vita Col all'esterno, ultimi 80 metri di gara, a centropista anche Doncaster, finale con Daniel che vince nei confronti di dell'era, mentre al terzo forse finisce a centropista Doncaster. Da rivedere il finale per stabilire chi sia terzo. Vedete la vittoria per Daniel, il secondo posto per Dell'Era, mentre al terzo dovrebbe essere il numero 7 di Doncaster che precede Dolce Vita Col. Assegno ancora Roberto Vecchione, dunque per conto ancora del team Elert e del signor Milan Kovacevic. Prima vittoria per Daniel, Roberto Vecchione, dunque al raddoppio.